comandante, qual è il significato di questa giornata? È l'incontro fra quelle che sono le istituzioni. E grazie all'invito della regione, della provincia e del comune di Catanzaro siamo voluti essere qui in questa giornata che praticamente suggella quelli che sono i festeggiamenti del 25 aprile. Questo esercito quindi che è presenza appunto sul territorio e che vuole rinnovare quei concetti storici legati proprio al territorio calabrese. Effettivamente sono tre le giornate da oggi al 25 aprile. Un 25 aprile è una data importante da vivere intensamente. Certo, sicuramente, e per ricordare ai giovani l'importanza di quella che è stata la storia del nostro paese e quindi richiamare alla memoria di tutti quanti noi l'importanza di quei giorni. Abbinare musica e cultura, questo è l'obiettivo di questa iniziativa di Promocultura in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile. Certo, questo è un binomio fondamentale ed è anche lo scopo del progetto stesso. Infatti la Regione Calabria per l'annualità 2018 ha inteso proprio attraverso la cultura valorizzare anche il proprio patrimonio artistico. E infatti l'associazione ha pensato proprio di considerare questo un evento in quanto oltre a poter ammirare le nostre bellezze naturali, in quanto il Parco delle Biodiversità rappresenta il polmone verde del nostro territorio, di poter essere anche un attrattore per le persone che vengono a visitare il parco attraverso la musica rappresentata dalla banda, quindi un complesso bandistico capace quindi di suscitare sentimenti di gioia, di devozione, di sacralità e anche di condivisione. Thank you.